Buonasera a tutti da Roberta Feliziani e bentornati a questo appuntamento in diretta dalle 19 alle 21 con Rotocalco 264, dove vi daremo le notizie della settimana e gli approfondimenti. Sapete tutti che c'è stata crisi di governo e ci sono le consultazioni in atto. In questo momento il FICO, il Presidente della Camera, sta ricevendo l'Italia Viva. È il nodo cruciale, diciamo, della crisi di governo e vedremo cosa accadrà. Vi presento subito il nostro opinionista Antonio Arabia, giornalista del giornale. Buonasera Antonio e Buonasera, buonasera a grazie per voi. essere Grazie, grazie a te ancora Roberta, con grazie. noi Grazie. in questa camminata del fine settimana. Ovviamente parleremo anche nello specifico di Covid con il direttore dell'EMA più tardi, con il quale ci collegheremo, e comunque insomma tanti ospiti a disposizione per darvi, diciamo, un quadro di quello che sta succedendo nella nostra Italia. Il primo collegamento riguarda i bambini che non ci sono, la natalità si sta abbassando sempre di più causa Covid, ma ci sono anche molti fattori che è difficile avere bambini. Perché? Perché l'inquinamento ha prodotto purtroppo i suoi danni anche in questo settore. Ci colleghiamo subito con il professor Ermanno Egrego, uno dei massimi esperti a livello internazionale di medicina della riproduzione. Buonasera, professore, grazie per essere con Buonasera, noi. buonasera a tutti voi. Allora, professore, non è solo il Covid, ma da alcuni anni si registra la natalità sempre più in ribasso. Ecco, secondo lei quali sono i motivi principali? Ma guardi, esistono problemi che sono sicuramente legati alla salute. E lei ha accennato appunto all'inquinamento atmosferico, che è sicuramente una delle cause che ha determinato un incremento della patologia maschile, nei confronti della quale oltretutto non esiste un'opera di prevenzione, per cui spesso situazioni che si potrebbero rimediare, come patologie tipo il varicocele o infezioni sessualmente trasmesse, vengono trascurate e nel corso degli anni poi determinano gli effetti che possono essere irreversibili per quanto riguarda la fecondazione naturale. Poi Certo, anche esistono perché, problemi. professore, mi scusi se la interrompo, ma il varicocele era una patologia diagnosticata durante il periodo di leva. Ovviamente il Esatto. militare non lo fa più nessuno perché è stato abolito e magari non c'è quella giusta attenzione a fare una visita andrologica per i ragazzi. Invece Esatto, diciamo che lei ci l'uomo. insegna che è molto importante diagnosticarlo in tempo per la riproduzione. Assolutamente sì, diciamo che l'uomo non è abituato, come voi donne, a fare delle visite preventive e quindi Certo. recarsi da un andrologo per svelare delle patologie che purtroppo nella maggior parte dei casi sono silenti, quindi non provocano dei sintomi. Quindi funzionano e provocano dei danni lentamente senza che il paziente se ne possa accorgere. Certo. Oltre a questo, chiaramente esistono anche fattori sociali ed economici che riguardano in questo caso più l'aspetto femminile, ossia la donna ha spostato l'età in cui vuole realizzare il progetto di maternità e spostando questa età al di là dei 35, 36, 37 anni, le capacità di fecondazione naturali decrescono. Questo è un concetto che bisogna avere ben chiaro. Decrescono per quale motivo? Perché gli ovociti, ossia le cellule uovo, a differenza degli spermatozoi che si riducono ogni 72 ore, sono sempre le stesse con le quali la donna è nata e quindi vanno incontro ad un inevitabile processo di aging, di invecchiamento, che ne peggiora la qualità, essenzialmente la qualità genetica. Senta, professore, qual è il ruolo della fecondazione in vitro che, voglio dire, ha dato la possibilità a tante donne di avere bambini? Ma sicuramente la fecondazione in vitro oggi ha permesso a tantissime coppie di avere bambini che prima avevano bambini, non pensiamo ai casi veri di infertilità maschile, i quali grazie alla metodica ICSI, ossia quella metodica in cui lo spermatozoo viene iniettato direttamente all'interno della cellula uovo, possono raggiungere una gravidanza, addirittura maschi azoospermici, ossia si è scoperto, questa è una delle più grosse conquiste, che il 75% degli spermatozoi che non hanno spermatozoi all'interno del testicolo
che non hanno spermatozoi nel liquido seminale possono averli ancora all'interno del testicolo. Questi spermatozoi prelevati da una procedura speciale che si chiama e poi possono essere utilizzati per avere dei bambini tutti propri. Queste coppie potevano ricorrere prima solo alla donazione del seme. Sul totale delle nascite italiane, la fecondazione in vitro ha ancora una bassa percentuale, diciamo che tra il 2 e il 4% delle nascite totali sono ottenute tramite fecondazione artificiale. Questo anche perché purtroppo sussistono ancora dei pregiudizi di ordine etico, forse a volte anche di ordine religioso, ma spesso perché non si capisce bene tutto quello che la procedura può offrire, le scelte che la coppia può avere, ossia sono dei percorsi personalizzati che possono essere ritagliati sulle esigenze di tutti. È possibile oggi, professore, migliorare l'impianto embrionario? Ma sicuramente, oggi è quella che è purtroppo una delusione per la coppia, ossia che faceva un trasferimento dell'embrione e poi questo embrione non si impiantava, oggi può essere migliorato. Può essere migliorato perché? Perché si è scoperto che il 70% dei mancati impianti è dovuto ad alterazioni genetiche dell'embrione. Noi oggi con tecniche di diagnosi genetica siamo in grado di verificare esattamente quali sono gli embrioni sani, quindi quelli destinati all'impianto e quelli che invece non avrebbero successo. Certo. In che cosa consistono, professore, il social freezing e l'oncofreezing? Beh, queste sono due metodiche eccezionali perché permettono di poter preservare la propria fertilità. Nel primo caso sia il social freezing, in quei casi in cui la donna non ha ancora deciso di attuare il proprio progetto di concepimento, per cui la donna può conservare le proprie uova, soprattutto quando un'età è inferiore ai 35 anni, quindi ritrovarsi poi un patrimonio, qualora non riesca ad avere figli naturalmente, ai quali può attingere con percentuali di successo molto più elevate. L'oncofreezing è il congelamento ovulare che si deve offrire a tutte quelle pazienti che si sottopongono a procedure di terapia nei confronti di patologie oncologiche, come per esempio il tumore del seno, il tumore delle ovaie, che quindi possono preservare prima di effettuare chemio o radioterapia le loro uova intatte da poter utilizzare una volta uscite dalla propria malattia. Malaugurati, professore, di un cancro al seno o insomma in altri distretti del Sì. corpo, è Noi possibile addirittura oggi prelevare abbiamo prima gli embrioni per poi decidere successivamente alla chemioterapia di fare un figlio? Esatto, sì, esatto. Oggi possediamo delle metodiche di stimolazione ormonale che si possono tranquillamente utilizzare anche in pazienti che hanno il tumore del seno. Certo. La fecondazione invece eterologa è possibile in Italia, professore? Sì, assolutamente sì. Questo grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale del 2014, anche le coppie italiane possono effettuare questa tecnica in Italia con ottime percentuali di successo senza dover ricorrere più a inutili e spesso tristi viaggi della speranza all'estero. Oggi il nostro paese è in grado di poter, i nostri centri sono in grado di poter offrire tutto alle coppie, non soltanto vietare in Italia la fecondazione tra coppie omosessuali e oppure in donne single o l'affitto dell'utero, la gravidanza surrogata o post-mortem. Qual è la Ma posizione tutti. della Chiesa, professore, nei confronti della fecondazione eterologa? Ma chiaramente diciamo che la posizione della Chiesa non è favorevole né alla fecondazione in vitro né alla fecondazione in vitro eterologa, ma ricordiamo che sono tutte tecniche che poi la coppia sceglie nell'intimità, si fanno anche dei percorsi ben Certo. articolati attraverso la consulenza psicologica che è obbligatoria nel programma di fecondazione eterologa per permettere quindi di raggiungere quello che è la cosa più bella, ossia avere dei figli e costruire una famiglia. Certo, quanti figli Certo, impossibili o difficili ha fatto nascere in vita sua, professore? Vogliamo fare un conto?
Circa 10.000. Tantissimi, tantissimi, ha dato la felicità a tantissime famiglie che attendevano con ansia questo momento, ma la tecnica è andata veramente avanti da 10 anni a questa parte, sia per l'uomo che è possibile fecondare una donna anche con piccolissimi, pochissimi spermatozoi, e la stessa cosa per le donne con simulazioni ovariche, molte tecniche all'avanguardia che permettono di avere un figlio anche, diciamo, in età, fra virgolette, avanzata, che vorrebbe dire intorno ai 40 anni, giusto? Certo, l'età avanzata è dopo i 38-39 anni, Un'unica sicuramente. pecca in tutto questo discorso, professore, che il Servizio Sanitario Nazionale non affronta questo tipo di problema, ma purtroppo è tutto delegato a iniziative private, è così? Iniziative private, un po' a macchia di leopardo, esistono centri privati convenzionati che però non sono presenti nel Lazio. Nel Lazio sono presenti solo sulle pubbliche, ancora non si è veramente presa la coscienza del problema, che non è solo un problema riproduttivo, ma è un problema che ha anche ripercussioni sociali, Certo, perché se non certo. dato bambini poi non si avranno giovani, non si saprà chi dovrà pagare i contributi, insomma c'è veramente un impatto importante anche dal punto di vista sociale ed economico. Certo. Allora, professore, in epoca Covid ovviamente sono state molto meno le persone che si sono rivolte a lei per la riproduzione assistita. Ma diciamo che noi abbiamo avuto un periodo iniziale, marzo, aprile, in cui il lockdown totale non ha permesso alle coppie di affrontare i programmi di Ah. riproduzione assistita, ma poi piano piano le Le coppie cose si stanno sono riprendendo. riattivate e abbiamo recuperato. Chiaramente esistono delle precauzioni molto strette che adottano i centri, come Certo. la scheda di diario, ossia informazione prima che il paziente arrivi al centro, su quelli che possono essere stati i fattori di rischio, la presenza di sintomi da Covid, ma adesso che disponiamo di test semplicissimi, la coppia accede sempre al centro solo dopo aver eseguito un test per il Covid. E così anche durante il trattamento, prima di entrare in sala operatoria o di trasferire l'embrione. Diciamo che le coppie sono ipercontrollate, tant'è vero che la frequenza di casi Covid nei centri di fecondazione assistita è inferiore allo 0,01. Certo. Allora io la ringrazio, professore, per questo Grazie. collegamento. Le do appuntamento alle prossime. Speriamo che sia un po' meglio il collegamento perché l'audio aveva dei problemi. La ringrazio Volentieri. infinitamente per il Grazie. suo contributo, professor Greco. Grazie per il lavoro che fa Grazie di e la nuovo, felicità che buonasera. dà a tante famiglie. Grazie, buonasera, buon lavoro e complimenti. Grazie anche a lei, professore. Allora, abbiamo avuto qualche problema di audio dovuto al collegamento internet. Purtroppo queste sono le conseguenze anche del Covid, che i giornalisti non possono più lavorare liberamente con 5, 6, 10 ospiti studio, ma sono costretti a questi collegamenti. E il ricevente, se non ha un buon collegamento internet, si sentono questi frusci che sicuramente non sono, diciamo così, belli da ascoltare ai fruitori del programma. Noi comunque dobbiamo andare avanti. Abbiamo sentito una cosa importante, che adesso i figli si fanno in età avanzata, primipare attempate, si chiamano le donne che affrontano a 40 anni la prima maternità, il primo figlio. E però ecco, a questo punto, se ci sono dei problemi, noi donne, ma anche gli uomini, siamo contenti di sapere che la scienza ha fatto tantissimi passi avanti ed è possibile averlo con delle tecniche molto sofisticate, non invasive, e che danno il risultato sperato, cioè quello di avere un bambino. Voi direte, perché non prenderli in affido? Ecco, questo bisognerebbe chiederlo ai tribunali, più tardi lo faremo con un avvocato che si collegherà, perché l'affidamento è veramente molto difficile da ottenere, ci sono delle procedure lunghissime, eppure ci sarebbero tanti bambini da poter prendere in affido che necessitano di una famiglia, ma sembrerebbe che ancora le lungaggini burocratiche stiano. Che immagini stiamo mandando adesso? Studio medico? Ah, ok. Stavamo andando avanti con altre cose, vabbè, non è un problema. Purtroppo, ecco, l'affidamento è un processo lungo e doloroso, e quindi anche qui ci auspichiamo che con questa volta pagina del governo, poi dopo il Covid, si prenda cura anche di questo aspetto che non è da poco, perché potrebbero avere tanti bambini, una famiglia, essere felice e non essere relegati in queste
case, famiglia, che insomma non sono proprio il massimo della felicità. Ringraziamo che esistono, ma per i bambini serve altro per farli crescere sereni. Antonio, allora le ultime notizie dalle consultazioni. Siamo nelle sta mani lì dentro. Siamo nelle mani di Movimento Fico. Sì. Italia Viva. Italia Viva. Scusa, sì. Italia Viva. E siamo nelle mani di Fico che è stato nominato il l'esploratore, un mandato da esplorativo. Mattarella, mandato esplorativo. Ovviamente, come sempre, Mattarella ha dato prova di grande saggezza. Vuole vedere se fino alla fine è possibile ricucire questo governo che era traballante, lasciatemi dire, sin dall'inizio, però comunque queste lotte intestine hanno provocato solo problemi e, dico io, neanche di buon senso, perché in un momento in cui stiamo affrontando una pandemia, pandemia vuol dire a livello mondiale, Covid difficilissimo da sconfiggere, problematiche che abbiamo con le case farmaceutiche, perché un giorno ci danno i vaccini, il giorno dopo ne tolgono il 20%, il 30%, abbiamo la situazione, poi l'affronteremo quello, più nello sì. specifico l'ex direttore EMA. Una crisi economica che già, insomma, prima poteva devastante, bastare. Devastante, prima già poteva però bastare, adesso il Covid ha dato, come dire, un colpo di grazia. E niente, Fico esplora e vediamo che succede. Ok, per il momento Grimi ha affermato, poco dopo le consultazioni, di bisogna accantonare temi provocatori come il MES. Zingaretti, anche lui ha riferito, ripartire da recovery, riforma di fisco e giustizia. La Moratti, intanto mi dicono dalla relazione, chiama Bertolaso per il piano vaccini. Speriamo, voglio dire, Bertolaso era stato chiamato all'inizio per fare il campus d'emergenza per i malati di Covid. È stato affrontato nella zona fiera a Milano e dopo poco è stato smontato perché non è stato utilizzato. Dispiego di forze, di soldi, soprattutto, no? Economiche. Soprattutto economiche, buttiamo soldi così dalla finestra. E poi, tra l'altro, lui in questo viaggiare, poverino, durante il periodo del lockdown, COVID. Si è pure preso il Covid. Allora, la Moratti, tra l'altro, se ne è uscita con delle affermazioni, neo assessore alla sanità in Lombardia, se ne è uscita con quella frase poco felice. Che com'era, Antonio, a seconda del PIL le regioni, le regioni dove il PIL più alto, cioè la Lombardia che produce più di più, devono avere Lombardia più e Veneto, vaccini, diciamo così, sempre stati così devono avere le più regioni vaccini, trainanti a livello di PIL, quindi sì, più produttive, più vaccini, come più le regioni del nord che sono notoriamente più produttive rispetto a quelle del sud, dovrebbe avere un numero, trattamento di favore avendo più vaccini. E qui come un'altra dire polemica. Cioè, vabbè, voglio dire, pensa te, la Sicilia sul fuoco, e sì. La Calabria che dice allora noi perché produciamo poco dobbiamo morire. Essere, che discorso infatti, è? Non è molto. Cioè, poi se l'hai rimangiato, perché sì. Poi il giorno dopo questa affermazione che lei ha fatto così, ma prima poi durante al solito, le 19, ha detto che gli era sfuggita, 21 che e 30, ha detto che gli era sfuggita, che si è sbagliata, però. Stai al governo, figlia mia, insomma, con tutto il rispetto, certe affermazioni le possiamo mettere così, nel portierato, ma non che tu le dai pubblicamente ai giornalisti e poi dopo dici che ti sei sbagliata. E poi, poi fa la vittima che c'ha l'opinione contro, l'opinione pubblica, contro i giornalisti. I giornalisti fanno il loro lavoro, che è quello di ascoltare le notizie e riferirle. Darle conto. E non fanno terrorismo, perché se non ci fossero i giornalisti, voi non sapreste che ha fatto la Pfizer, la Johnson & Johnson, la Moderna, la Sputnik, AstraZeneca, che tra l'altro adesso abbiamo saputo è stata approvata, ha avuto l'approvazione. L'approvazione, sì. Sì, però non si è capito fino a 55 anni. Io 56 già non va bene. Non va bene più. Ma che vaccino? Scusa. Dovremmo leggere anche, sempre qui, uno legge, si informa. Cioè, fino a 55, da 56 capiamo il motivo. No. Allora, su una cosa possiamo essere assolutamente tutti d'accordo, che gli italiani, scordatevi che sono contro i vaccini, perché finalmente hanno aperto le menti anche quei pochi, quello sparuto numero che era contrario ai vaccini, che l'unica via per uscire dalla crisi e da questa malattia, che è un danno enorme, e chissà se uno poi ce la fa una volta che se lo prende, perché è devastante, hanno capito che l'unica via è fare il vaccino e se lo vogliono fare tutti. Cosa ha fatto Biden negli Stati Uniti? Intanto garantisce che il suo popolo americano sarà vaccinato tutto entro maggio e a giugno comincerà una vaccinazione anche nei confronti dei bambini. Okay. Quindi, voglio dire,
l'Israele si è sistemato e stanno a posto, stanno perché tutti, sono tutti vaccinati. Molto pochi, però comunque a livello di popolazione non è come l'Italia, diciamo, però quei pochi si stanno vaccinando. L'OMS tutti. Parla invece che quei poveretti che vivono in Africa forse potranno avere il vaccino nel 2023. È il discorso della Moratti un po', no? Ma di che stiamo parlando? Il vaccino deve essere uguale, libero. Ma il vaccino, se non tutti. È distribuito uniformemente nel mondo, bastano questi... È una pandemia. Pan vuol dire appunto. Tutto in greco. Tra l'altro il vaccino deve essere gratis per tutti, gratuito, come è giusto che sia, ma se tu dai le derrate per l'Europa, le devi dare pure per l'Africa, per l'Asia, per tutti quanti. Che facciamo? Questi poveracci già con tutti i virus che hanno, che girano, nel 2023 infatti. Ci avranno il vaccino. Quelli che restano. Quelli che rimangono poi, perché sì, cioè, quelli che sperando restano. Che non siano decimati gli altri, chiaramente. No, perché... è una situazione aberrante. La Pfizer... Non dà giustificazioni per il fatto che ci ha ridotto i vaccini. Una volta ha detto perché le fiere abbiamo capito male. Dentro un fialone ce n'erano 5, quindi avevano conteggiato quello. Da 5 invece dovrebbero essere 6 per fiala. 6 per fiala, e perciò erano le dosi contate in quel modo. Poi dopo invece dice che non è così, che comunque ce ne daranno il 20% di meno. Poi, ecco, stiamo vedendo un rullo che sta passando la regia, grazie a Matteo, quest'altro pure che se n'era uscito con all'inizio. Io non lo so come fanno questi arrivare a essere capi in politica e poi non hanno la mentalità elastica che è la base per essere un politico, ma prendono delle tramvate che sono una cosa incredibile. Andrebbe, forse i politici dovrebbero fare, non tutti, perché non facciamo di nervo. Ma alcuni imprenditori, che avendo un cervello galoppante e sempre attivo come il nostro, per esempio il nostro presidente Bandecchi, forse dovrebbe entrare in politica, perché alla luce di tutto quello che è riuscito a fare pure durante il Covid, forse dovrebbe darebbe lezione a tutti questi sapientoni che stanno intorno a un tavolo e poi alla fine non usciamo mai fuori, perché i vaccini ci sono, li stanno facendo, compriamoli tutti e vai, cioè mettiamo ognuno e poi questi contratti segretati, non si può sapere che cosa è stato firmato. Arcuri che fa sa niente. Non si sa quello. Ma infatti, leggo qui il blocco dell'export ai vaccini, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è contro l'Unione Europea. È una tendenza preoccupante questa del blocco certo. dell'export dei vaccini. È infatti proprio quello che dicevamo noi, perché così è veramente un problema, perché non si riesce a vaccinare. No, è un problema, è dentro il problema, anche perché abbiamo saputo che il vaccino, una volta fatto, se non si fa la seconda dose di richiamo, è nullo. Se non è cioè, inutile, come non aver infatti, fatto nulla. Quindi è una dose sprecata quella. È una dose sprecata. Poi pure, dove è stato? In Sicilia che hanno fatto a chi non era non aveva diritto, un bel gruppo di persone. Un nutrito numero di persone. Una dose a chi non aveva. Ecco, cosa fanno gli intelligentoni? Non gli fanno il richiamo. Non gli fanno il richiamo. È come se e così è buttato tutta quella quantità. Buttata, allora, dagli cosa. Una pena pecuniaria che devono pagare per essersi messi in mezzo in cose che non era il tempo loro, devono aspettare, ma non penalizzarli non facendogli il richiamo, così che quelle dosi di vaccino le buttiamo tutte nel cestino. Boh, io non so, veramente sentiamo delle cose allucinanti. Forse saranno stressati? Non lo so. Conte che telefona a Renzi, è questa un'altra barzelletta. Sì, vabbè, la sé telefonando, c'è stata pure una canzone di Maurizio Costanzo, no? Cantata da Mina. Sì. E questa era forse l'ultimo appiglio, come si dice, con le unghie e coi denti. Perché, sì, approvato. A chi fa più la prima donna? Poi comunque anche oggi il Movimento 5 Stelle ha fatto il suo nome, il PD sono granitici nel nome di Conte, però ovviamente se non hanno i numeri, ecco perché è stato dato questo mandato. Zingaretti che fa le sue esternazioni, poi questa cosa bella che se ne vanno senza rispondere ai giornalisti. Sì, non danno, anche perché quello è in una casa di vetro, beh, essere la casa di vetro della democrazia, no? Quindi dovresti dare qualche informazione. E lì si crea tutto l'assembramento dei giornalisti che cercano, impazziti con le agenzie per dare notizie che ha detto o non ha detto. Aggiornamenti in linea. Questi che se ne vanno e non dicono niente. Direttamente. Comunque, hanno rifatto il nome di Conte e vediamo però se Renzi gli toglie i numeri, non ha i numeri sufficienti. Credo che questo sia l'ultimo tentativo, perché già Conte aveva fatto abbastanza interventi di suo, quindi anche come hai detto tu, giustamente al telefono.
La palla poi l'ha tirata sul Quirinale, il Quirinale ha fatto i suoi tentativi, certo. E il risultato è sempre lo stesso. No, ma sarebbe da ridere che si sono divisi, no? E poi dopo rientreranno amici più di prima. Amici più di prima, non sappiamo. Cioè abbiamo perso tempo, energie. Energie, hanno fatto i protagonisti in televisione, questo sicuramente tutti quanti, però voglio dire, non si governa così, no? Con i problemi che abbiamo adesso, ripeto, l'economia in atto, sta una crisi a pezzi, economica. Come lo dobbiamo dire? Anzi, adesso che riapriamo, la maggior parte delle regioni da lunedì ridiventa zona gialla, quindi in teoria può riaprire, possono riaprire bar e ristoranti, possono tornare ad essere aperti, si lamentano che insomma beh, è una domenica persa perché comunque quello è certo il guadagno più alto. Per questione di ore, quindi la domenica vabbè, è persa. Allora, qualche regione è restata arancione, però vabbè, allora abbiamo fatto qualche riflessione, diamo la linea alla pubblicità, poi ci vediamo subito dopo con un altro ospite collegato con noi, a fra poco. Allora, eccoci di nuovo in diretta, ci colleghiamo subito con il nuovo ospite che è l'onorevole Luciano Ciocchetti. Ci siamo? Eccoci qua. Ciao, buonasera. Buonasera onorevole. Allora buonasera. Stanno tutti, ci stanno consultando, ancora non sappiamo niente con Italia Viva. Allora, come vedi questa situazione così al limite? Penso che diciamo la palla adesso sia in mano a Renzi. Quindi è riuscito a fare questo colpo, sembrava fuori gioco, invece è tornato al centro della partita. Io penso che comunque qualsiasi cosa accadrà uscirà un governo non in grado di poter affrontare i gravi problemi che l'Italia sta vivendo, sia dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. L'abbiamo già visto da marzo ad oggi, con le difficoltà che in qualche modo abbiamo avuto nel accompagnare la crisi economica, sociale che l'Italia sta vivendo e anche le difficoltà di dare una risposta sanitaria più forte, più precisa, più chiara, insomma abbiamo ancora parecchie difficoltà nell'affrontare queste problematiche, quindi io spero che facciano presto. Chiaramente noi avremmo preferito tornare al voto perché serve un governo stabile che possa governare per 5 anni, che abbia idee comuni, perché tra queste hanno anche idee totalmente diverse su tanti temi che in qualche modo non aiutano a risolvere i problemi del paese. Ecco, ma Crimi ha detto non bisogna parlare di... Cosa ha detto Antonio? Di MES, sì, infatti. Ecco, non bisogna parlare di MES. Cioè, non scendiamo sui cosi, sui contenuti più che altro. Buonasera, onorevole. Buonasera a lei. Beh, ma è chiaro che è uno dei temi che io penso che chiaramente purtroppo la questione è ancora totalmente aperta. Non è un problema, diciamo, legato forse alle persone, ma è legato a tutta una serie di fatti programmatici che dividono profondamente, diciamo, la compagine di Matteo Renzi dalle altre compagini, e quindi questo vedremo nelle prossime ore come si potrà sviluppare. Certo, voglio dire, onorevole, lei sta dicendo sì. Meglio andare al voto, no? Come alcune... Ma il problema è che questo Parlamento è in grado di affrontare le grandi questioni che l'Italia ha di fronte. Dopotutto stanno votando dappertutto, hanno votato negli Stati Uniti, lei prima ha parlato di Biden, è sì. Stato eletto poche settimane fa. Anche hanno votato in Portogallo, voteranno in Germania perché la Merkel sta arrivando alla fine del suo percorso. A giugno si voterà in migliaia di comuni italiani. Quindi diciamo che dal punto di vista tecnico non ci sarebbe assolutamente nessun problema. E però forse un po' di buonsenso, no? Voglio dire, in una situazione del genere, quando c'è un'emergenza dovrebbero tutti riunirsi intorno a un tavolo, cercare di superare i livori personali e lavorare per un obiettivo comune. Questo dovrebbe essere il senso della politica. Beh, sì, però il problema è come si fa ad andare d'accordo con il Movimento 5 Stelle, per esempio, sul tema della giustizia.
Il tema della giustizia che non viene affrontato, ma con la pandemia la situazione si è profondamente aggravata, nel senso che è tutto ritardato. Già prima avevamo tempi in memoria per avere i processi, per poter avere lo sviluppo delle cause civili, adesso è tutto triplicato in termini di tempi. Come si fa a trovare un accordo con i giustizialisti e i garantisti? Che sono all'interno della stessa maggioranza attualmente, diciamo, che governa il paese. Come si fa a trovare un accordo sulle questioni che riguardano, appunto, il recovery plan e la possibilità di utilizzare, i fondi europei, che ricordo non sono fondi che possono essere utilizzati solo scrivendo un titolo, ma bisogna presentare dei progetti in Europa. Cioè bisogna Certo. presentare dei progetti veri e noi fino ad oggi, l'Italia e le regioni italiane, al massimo sono riuscite a spendere dei fondi europei il 50-60%, non di più. E quindi noi possiamo permetterci di avere un governo che litiga tutti i giorni, che discute su ogni singolo progetto e non riesce a presentarlo in Europa in modo da poterlo finanziare e realizzarlo davvero, mi domando. E tanti altri temi che in qualche modo sono il segno di una divisione profonda di un governo che è nato solo per evitare le elezioni e non consentire a chi in quel momento, almeno dai sondaggi, poteva avere la maggioranza del paese di poter avere appunto di poter governare. È un governo che è nato contro e non è nato per dare una risposta ai problemi della gente. Allora, lei ci sta insomma chiarendo le sue posizioni relativamente a questa crisi politica che stiamo vivendo. È molto critico nei confronti, mi sembra di capire, del Movimento 5 Stelle, giusto? Ma io penso che sia un movimento che ha smentito ogni cosa che ha detto da quando si è presentato alle elezioni. Dovevano aprire una scatoletta, il Parlamento come una scatoletta, dovevano cambiare. Mi pare che abbiamo già visto la figura di Fico che già aveva fatto, diciamo, qualche anno fa, l'esploratore, era andato a piedi al Quirinale. Ieri ci è arrivato con una macchina, la scorta, gli onori istituzionali, giustamente, cioè si sono adeguati al potere, si sono adeguati ad un cambiamento che è totalmente diverso da quello che avevano raccontato e poi hanno delle idee che sono, secondo me sono assolutamente folli per il paese e non aiutano a dare una risposta ai problemi della gente. Tipo, onorevole Ciocchetti, a che Beh, cosa si ho citato riferisce? prima la questione della giustizia, che è un tema centrale perché senza una giustizia che funzioni non ci sono neppure investimenti in questo paese, non c'è nessuno che viene ad investire perché in Italia non c'è la garanzia dei tempi certi della risposta della giustizia. E poi tutto quello che riguarda gli orrori compiuti da Bonafede e dal ministro della giustizia di questo governo che insomma hanno portato un meccanismo di giustizialismo continuo e non che adesso poi troviamo anche in alcuni libri che sono usciti, come quello dell'intervista al membro prima del CSM, uno dei capi del CSM, Luca Palamara, A da cui Palamara, sì. emergono insomma questioni particolarmente gravi. Ma poi penso sulle politiche economiche e sociali, ci sono distanze enormi tra chi vuole aiutare le imprese, le partite IVA, chi vuole tenere in piedi l'economia di questo paese e chi vuole solo assistere con il reddito di cittadinanza, stando a casa, stando sul divano, ma non invece creando le occasioni e le opportunità per poter creare lavoro e occupazione. Il lavoro e l'occupazione lo creano le imprese e quindi bisognava sostenere le imprese. Le politiche economiche invece del Movimento 5 Stelle e di questo governo, per cui anche il Partito Democratico si è adeguato, diciamo, a queste politiche, hanno portato che si dà assistenza, ma non si dà l'opportunità invece di poter creare occupazione e lavoro. Onorevole Ciocchetti, come giudica l'operato di Casini, una persona a lei molto vicina in passato? Ma io l'ho seguito fino a che è stato nel centrodestra. Quando ha cominciato a stare una volta a destra, una volta a sinistra, una volta al centro da solo, io diciamo, ho lasciato
quel rapporto. Diciamo, dal punto di vista personale lo stimo, perché sicuramente è una persona che conosce le istituzioni, le vive ormai da anni, probabilmente penso sia il parlamentare in questo momento più anziano di, diciamo, di carica istituzionale tra Camera e Senato. Però non ho condiviso dal 2012 in poi questa logica di spostarsi man mano verso il centrosinistra. Di fatto nelle ultime elezioni lui è stato eletto in un collegio a Bologna sostenuto dal Partito Democratico, e quindi insomma io non l'ho sostenuto, perché io credo, sono un democristiano di centrodestra, e quindi ritengo che l'errore storico fatto da Pier Ferdinando Casini sia stato quello di annullare i moderati all'interno del centrodestra. Se lui avesse mantenuto dal 2008 in poi una posizione totalmente diversa, rimanendo nel centrodestra, rafforzando, diciamo, le posizioni anche delle persone di centro più moderate all'interno del centrodestra, io penso che il centrodestra avrebbe avuto anche un'opportunità nel momento della crisi di Forza Italia di poter avere altri soggetti e non i cespuglietti vari che in questo momento esistono e che oggettivamente non hanno la forza per poter portare avanti nessuna posizione politica chiara e precisa. Ecco, lei, onorevole Ciocchetti, è autore di una pubblicazione che sinceramente sì, ho letto con piacere, e consiglierei a tutti coloro che si affacciano al mondo della politica di leggere per avere un'idea di che cosa voglia dire fare politica. Il giusto sentiero, prego la regia di mandare, eccolo qua, dell'onorevole Ciocchetti. Nulla è perfetto, ma tutto si può migliorare. Lei appunto fa un excursus di tutta la sua carriera politica, dei ruoli che ha gestito, delle posizioni che ha occupato, con un accento molto, voglio dire, vicino alla sanità, dove lei giudica che giacciono gli errori più macroscopici della nostra classe governante. È così, onorevole Ciocchetti? Beh, intanto io sono da qualche anno fuori, diciamo, dalle attività direttamente elettive dal 2013, e quindi ho continuato chiaramente a fare politica, perché io penso che la politica si può fare anche senza avere cariche, perché certo, io ho sempre costruito la mia storia e la, diciamo, l'ho cercata di semplificare nel libro, nel rapporto diretto con la gente, col territorio, con i problemi che esistono davvero e che ogni persona, ogni famiglia, ogni realtà vive ogni giorno, e quindi non chiusi dentro il palazzo, ma costruendo un rapporto diretto. Quindi chiaramente il libro ripercorre 39 anni di attività politica, ripercorre dalle mie esperienze, diciamo, da giovanissimo fino all'ultima esperienza, quella da vicepresidente della Giunta regionale del Lazio, assessore all'urbanistica, e tante altre questioni, definendo poi una serie di idee, di programmi, di progetti, di cose realizzate e di cose che invece a mio avviso andrebbero fatte, perché non sia solo una biografia, ma sia in qualche modo anche una riflessione più ampia. Certamente il tema della sanità è un tema centrale, l'abbiamo visto, penso, tutti quanti. Sì. Poi lei si è occupata per tantissimi anni, da cronista e da giornalista, del tema della sanità, e quindi conosce bene la situazione. La pandemia del Covid ci ha consegnato la realtà, cioè noi abbiamo ospedalizzato il paese riducendo i posti letto, riducendo il personale, annullando l'attività sanitaria sul territorio. Una pandemia, la prima regola che porta con sé è che ci sia una fortissima presenza sanitaria domiciliare sul territorio, e noi in Italia purtroppo questo non l'abbiamo affatto. Assolutamente. Perché i medici di medicina generale li abbiamo abbandonati per conto loro, sono dei soggetti che per la maggior parte purtroppo sono stati burocratizzati e non vengono invece inseriti all'interno della grande politica sanitaria pubblica che dovrebbe essere vicino ai cittadini, alla gente, e poi scontiamo tutta la riduzione di posti letto, tutta la mancanza di
assunzioni di personale qualificato. Scontiamo il fatto che appunto dobbiamo fare adesso per le vaccinazioni le famose primule, quando spendendo una barca di soldi, quando invece se avessimo avuto una struttura e dei meccanismi organizzativi di presenza sul territorio, probabilmente avremmo risparmiato i soldi e dato assistenza direttamente alle persone. Io l'ho seguita. Il libro l'ho iniziato a scrivere prima della pandemia. Assolutamente. E quindi queste cose dell'assistenza domiciliare, dell'organizzazione territoriale da filtro verso gli ospedali, io ho sempre predicate e sempre portato avanti. E purtroppo invece lo ricordo scelte... anche quando era vicepresidente della giunta che si batteva, esatto, per questo, anche perché curare le persone in un primo approccio, anche Covid per esempio, questo è l'ultimo esempio che abbiamo a disposizione, nella propria abitazione, permette un risparmio enorme dal punto di vista sanitario, perché l'ospedalizzazione, lo sappiamo, è molto costosa, soprattutto per quanto riguarda la terapia intensiva, che con terapie immediate può essere evitata senza ospedalizzare il paziente. Invece siamo andati veramente alla rinfusa in questo, esatto, Covid. E poi non si COVID abbandonano stories. Le persone solo con la tachipirina a casa, insomma, ecco, questo assolutamente, è quello che purtroppo assolutamente è accaduto. Ma questo pensi a tutto quello che riguarda, quando usciremo dal Covid, al tema della cronicità, tema del fatto che noi, grazie a Dio, abbiamo, anche se purtroppo molte persone anziane hanno perso la vita per questo maledetto virus, però noi abbiamo una popolazione che grazie a Dio è molto avanti con l'età, e quindi aumentano le malattie croniche, aumentano tutta una serie di realtà che andrebbero curate a casa. Assolutamente. Andrebbe organizzato davvero un servizio di assistenza domiciliare sanitario particolarmente significativo e forte. Che non esiste. Ecco, io vorrei sapere da lei, da politico, sì, di grande esperienza, che cosa ne pensa dell'operato di Arcuri? Perché il super esperto, il super tutto, ha non so quanti ruoli, quanti ce n'ha in mano? Cominciamo dalle mascherine, ecco, c'ha tutto in mano lui. Rotelle, ecco, insomma, con quello che sta facendo sui vaccini. Lei che cosa ne pensa, onorevole Ciocchetti? Beh, di fatto il governo gli ha affidato tutto. Tutto, quindi io tutto non lui. Credo intanto che una persona possa fare tutto, e quindi questo penso sia già un errore strategico. Eh beh. Non mi risulta che la Merkel, che Johnson, che Sarkozy abbiano fatto la stessa cosa nelle loro nazioni. E quindi questo io credo che sia un errore clamoroso, e poi non credo oltretutto che ci sia la capacità di poter affrontare le gravi questioni. Io penso che alla fine faremo i conti, sono una barca di soldi per appunto quello che veniva ricordato prima, l'acquisto delle mascherine, abbiamo visto i servizi di report, per i famosi banchi a rotelle, che non vengono utilizzati o vengono utilizzati assolutamente in maniera assolutamente marginale, quando probabilmente andavano spesi in maniera diversa, certo, quelle risorse per poter mettere in sicurezza le scuole e consentire ai ragazzi anche delle scuole superiori di poter andare a scuola. Ma poi anche la storia adesso del piano vaccinazione, la storia delle primule, ma noi abbiamo un esercito che ha una logistica profondamente organizzata, c'era bisogno di Arcuri per affrontare questo problema. Abbiamo, se avremo i vaccini più, diciamo, che non hanno bisogno della catena del freddo fino a 80 gradi, sì, possiamo utilizzare le farmacie, possiamo utilizzare i medici di famiglia, che sono comunque tantissimi nel nostro paese. Possiamo utilizzare l'esercito, che ha una logistica particolarmente efficace, a costo zero, perché sono già persone stipendiate dallo Stato, invece dobbiamo spendere non so quanti milioni di euro per poter allestire queste famose primule. Io penso davvero che sia stato un errore, e quindi che Arcuri abbia fallito quasi su tutte le cose che ha portato avanti fino ad oggi. All'epoca molti proponevano Bertolaso come commissario, sicuramente sarebbe adesso stato molto più capace. Ciocchetti, la Moratti sembra, sì, una notizia anzi di 2 secondi fa, la Moratti ha chiamato Bertolaso per un nuovo piano vaccini. Lo chiamano tutti.
Noi speriamo che faccia il candidato sindaco a Roma, quindi Ah sì, però se gli facciamo fare troppe cose in Alla Sicilia, nelle fine Marche, d'Arcuri nelle poi. Lombardie, a Roma diventa poi Diventa come complicato. Arcuri. Comunque, sicuramente è una persona che ha sempre dimostrato grande capacità. Io non credo che si possa lavorare da soli. Beh, E questo. quindi è chiaro che deve anche avere la capacità per chi ricopre questi ruoli di avere una squadra Certo. che sia in grado, una squadra trasparente, chiara, precisa, non con i patti che abbiamo ascoltato, diciamo, in varie trasmissioni di amici degli amici che andavano a cercare i contatti in Cina per avere una mascherina in più, una mascherina in meno, ma con metodi e con meccanismi assolutamente trasparenti. Assolutamente. Beh, ricordiamo a questo proposito anche la storia della Bivetti, no? Anche Sì, lì. beh, certo, non c'è dubbio. Vabbè, poi se apriamo anche, ancora non si è capito bene come è andata a finire la storia delle mascherine di Zingaretti No, di qui nel Zingaretti è Lazio, rimasto un punto di domanda. perché quella è una storia scandalosa. 50 milioni spesi con le mascherine che non sono mai arrivate, non sono mai arrivate a tutt'oggi e non sono mai stati restituiti i soldi che sono stati anticipati dalla Regione Lazio. Io penso che sia uno scandalo vero a cui incredibilmente nessuno ancora oggi ha dato nessuna spiegazione. Assolutamente. Allora, una domanda dal collega Antonio Arabbi, a te. Io tornerei, onorevole, sulla crisi. Secondo lei, se Fico rientra, stavo controllando le agenzie, se Fico Sì. rientra martedì, rientra al Colle da Mattarella e c'è un piano B, secondo lei B sta per Berlusconi? Visto che lei è un centrista di destra, forse è quello che ci può dare una No, risposta. io intanto penso che l'obiettivo di Renzi vero sia far fuori Conte. È una mia idea, non è che me l'ha detto qualcuno. Quindi immagino che utilizzando le posizioni programmatiche alzerà il tiro ancora di più in queste ore e quindi probabilmente non so se riusciranno a trovare una quadra. Ma il piano B Berlusconi mi La sembra famosa difficile. maggioranza Ursula. Beh, maggioranza Ursula però non credo che sia quella, perché la maggioranza Ursula porterebbe a una frattura violenta del centrodestra. All'interno del E io centrodestra. mi auguro che questo non avvenga, sinceramente, perché io penso che il centrodestra debba rimanere unito, non si debba dividere, debba certamente ascoltare tutte le posizioni. Si possono fare anche dei governi di scopo fino alle elezioni per assumere i provvedimenti che servono per affrontare la pandemia, il programma che va presentato in Europa per il recovery plan, però poi che se arriviamo a fare un governo, io ritengo che sia difficile governare insieme ai 5 Stelle. Qui c'è l'errore originario di Salvini che ha fatto quel governo come giallo-verde, come veniva denominato. Perché io penso che con i 5 Stelle sia assolutamente impossibile governare. Ci sono idee profondamente diverse che abbiamo cercato prima di spiegare sinteticamente, quindi non lo so. Probabilmente se fallisce Fico ci può essere il tentativo del Presidente di fare un governo istituzionale. Vedremo da qui a martedì come si svilupperà la vicenda. Speriamo non un governo tecnico, perché rifacciamo la fine che abbiamo fatto con Monti e la Fornero, che ha fatto piangere tutta l'Italia. Speriamo proprio vivamente di no, Speriamo di no, anche se come vedete Conte sta in qualche modo ripercorrendo la strada prima di Di, poi di Monti, perché sta pensando di fare la propria lista Ah, ecco. elettorale e di farsi il suo gruppo parlamentare, approvato in questi giorni prima di recuperare o di provare a recuperare il rapporto con Renzi, di trovare in Parlamento una serie di traspughi, altro che costruttori, Demolitori. per cercare di farsi una nuova maggioranza. È chiaro che l'obiettivo è costruirsi un suo partito. Certo. Abbiamo visto Dini come è andata a finire e Monti come è andata a finire. Cioè, io penso che siano cose che durano lo spazio di un mattino.
Bene, allora ringraziamo l'onorevole Luciano Rosciocchetti per questo collegamento. Ricordiamo il libro che ha scritto Il Giusto Sentiero, un libro molto bello per chi ha volontà di sapere appunto un percorso in politica e magari intraprendere anche questa professione che si è fatta seriamente dà molte soddisfazioni. Perché no, magari un domani potrà istituire lei un corso per aspiranti politici? Ma io l'ho già fatto in passato, perché diciamo, tanto dal partito da cui io provengo, nella DC era una cosa che si faceva quotidianamente, nei corsi di formazione politica c'era un meccanismo di selezione della classe dirigente, li abbiamo fatti anche fino a che l'UDC è rimasto un partito, diciamo, organizzato e presente su una posizione chiara. Ugualmente io ho organizzato corsi di formazione politica. Il libro in qualche modo può essere utile per chi vuole buttarsi in questa opportunità, soprattutto per i giovani, perché noi Certo. abbiamo bisogno di giovani che vogliono fare politica, non pensando del giorno dopo di diventare ministri o presidenti o assessori, ma di fare la gavetta, È di giusto che battere sia. È il marciapiede vicino alla gente e dare le risposte che i cittadini meritano. come in tutte le professioni, la gavetta va fatta, ed è giusto che sia. Assolutamente sì. Purtroppo in politica in Grazie. questo momento non è così, però. Infatti. Grazie, onorevole Ciocchetti, al Grazie a prossimo voi. collegamento. Un Grazie saluto a infinite. tutti gli ascoltatori. Grazie, alla prossima. Allora, diamo la linea alla pubblicità, poi di nuovo in diretta con un altro ospite. Allora, eccoci di nuovo in diretta e ripartiamo subito con un altro collegamento. Ci colleghiamo con l'avvocato Edoardo Polacco. Ci siamo? Eccolo qua. Buonasera, avvocato. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, stavamo parlando prima con l'onorevole Ciocchetti che la giustizia sta veramente vivendo momenti di gloria, nel senso del negativo. C'è un caos totale, soprattutto nei tribunali. È così? Ma c'è più di un caos, perché ormai è crollato un sistema che conoscevamo le pecche di questo sistema, ma che fosse arrivato a una spartizione così palese degli incarichi è veramente folle. Ma la giustizia ha radici ancora peggiori, perché ormai non esiste più quel bilanciamento che prevedeva la Costituzione tra potere giudiziario e potere legislativo. E quindi, non essendoci più questo bilanciamento, ha preso il sopravvento, ha preso il peggio della politica, concorrente, spartizioni e quant'altro. Stiamo vedendo, Palamara ha scritto un libro con le brutte cose della giustizia. Ecco, avvocato Polacco, lei è molto critico nei confronti dei DPCM con circolari ministeriali e ordinanze regionali che secondo lei avrebbero messo agli arresti domiciliari i cittadini italiani. Conferma? Confermo. Abbiamo presentato i cittadini italiani con il loro documento, le loro firme. Abbiamo presentato 2.300 querele in tutte le procure della Repubblica d'Italia. Molte procure hanno aperto i fascicoli penali sono stati inviati a Roma per competenza. Abbiamo fatto ricorsi al TAR che, come sapete, lo dicono i giornali, sono sospesi dal TAR e sono in via di discussione. Abbiamo depositato alla Corte Costituzionale un ricorso alla Corte Costituzionale. Abbiamo udienza a marzo per conflitto di competenze tra governo e Parlamento. Quindi siamo molto critici, ma stiamo facendo le nostre critiche all'interno delle aule giudiziarie, perché crediamo molto, nonostante i guai della giustizia, nonostante quello che ha combinato la magistratura di negativo, noi crediamo ancora nella giustizia. Secondo lei, tutte queste norme e divieti, no, che sono stati sfornati giornalmente sono compresi dai cittadini, ma secondo lei le forze dell'ordine no? In che senso? Ma guardate, allora, ogni DPCM del governo stava circa con gli allegati di 200-300 pagine, in alcuni casi 356 pagine. Le forze dell'ordine non hanno la minima possibilità di leggere un decreto di 350 pagine ogni 10 giorni, è materialmente impossibile. Tenete presente che oltre i DPCM ci sono le ordinanze regionali, le ordinanze comunali, quindi avviene che è avvenuto che carabinieri, polizia, vigili, ma soprattutto i vigili urbani
hanno fermato delle persone che per esempio andavano a coltivare i loro orti e li hanno multati mentre un'ordinanza prevedeva che potevano andarci. Ricordiamo quello che è successo con le chiese, per cui la gente andava a pregare e veniva multata, tant'è vero che abbiamo presentato decine di migliaia di ricorsi contro le multe che sono state elevate, e devo dire che alcune sono state accolte e molte altre non sono neanche state discusse ancora dai prefetti a cui abbiamo fatto richiesta. Ecco, le forze dell'ordine non sono riuscite a stare dietro alla moltitudine e contraddittorie spesso norme che sono state promulgate dal governo. Io vi vorrei ricordare che da poco tempo il governo diciamo sta utilizzando un trucchetto giudiziario, cioè emette un decreto legge, guardate, sono alchimie che fanno, emette un decreto legge, il giorno dopo emette un DPCM, il decreto legge è valido per 15 giorni, tenendo presente che il decreto legge è un atto normativo che deve essere invece avvalorato dal Parlamento dopo 60 giorni. E quindi è una concatenazione di atti completamente illegittimi che non danno neanche la possibilità di fare un ricorso al TAR, perché il ricorso al TAR viene discusso dopo 30 giorni. Dopo 30 giorni il DPCM viene invece rinnovato dopo 15 giorni. È un'alchimia che serve esclusivamente a limitare illegittimamente i diritti dei cittadini italiani, diritti previsti dalla Costituzione, non previsti da una norma, previsti dalla Costituzione italiana. Quindi avete avuto molte richieste di cittadini che si sono rivolti agli avvocati, perché insomma la vostra categoria, per vedere difesi i loro interessi, nel senso hanno preso una multa e si vogliono ribellare a questo fatto, giusto? No, ma non è ribellare, ecco, non siamo questo termine, che vogliono vedere applicata la norma costituzionale, non è certo. Una ribellione. Guardi, io mi permetto di dire il contrario, il primo che mi chiama negazionista, io lo querelo, l'ho già fatto, perché io, no, perché io dico al contrario, cioè noi lottiamo, lavoriamo per la Costituzione italiana. Chi nega la Costituzione italiana è lui negazionista, perché nega dei diritti dei cittadini italiani previsti dalla Costituzione. Però aspetti, avvocato, lei non è un negazionista. Lei tutela i cittadini che hanno preso la multa perché non si sono comportati secondo regole. Ma come avrebbe gestito allora questa situazione di estrema emergenza? Perché noi abbiamo visto che i risultati li abbiamo avuti proprio con il lockdown. Ma era tutto al contrario. Guardi, è il contrario. Mi scusi, se lei legge i dati di questi giorni, di questo ultimo periodo, sta crescendo continuamente la curva dei contagiati. Ma se noi da due mesi... No, aspetti, avvocato, la interrompo subito. Sta crescendo la curva dei contagiati perché mentre all'inizio, prima della pandemia, i tamponi non li faceva nessuno, adesso stiamo rivelando più persone contagiate perché i tamponi si stanno facendo in maniera massiccia. E dunque, monitorando la popolazione, è normale che la curva cresce, ma decresce, è sicuramente non cresciuta dopo il lockdown. Questo è un dato di fatto, perché il virus ci insegnano i grandi scienziati e il comitato tecnico scientifico che si calma quando non ci sono gli assembramenti, perché come si riproduce? Impossibile, se stai a casa tua questo non avviene, giusto? Non è proprio così, perché non dobbiamo confondere i dati dei tamponi dai dati dei ricoverati. Guardi che è una cosa del tutto differente, come insomma è una cosa, un dato di fatto. Il tampone dà un positivo, non dà un malato. Cioè io non voglio addentrarmi in campo medico, ma sono dati di fatto. Il positivo è una persona positiva, sempre che i tamponi siano testati, sappiamo anche che sono fallati, però ecco, se il tampone è positivo io non sono malato, sono una persona che è venuta a contatto con il virus. Se il mio fisico ha combattuto il virus, perché il nostro fisico è fatto per combatterlo, sarò un positivo ma asintomatico. Allora gli asintomatici stanno aumentando nonostante lei dice, perché fanno più tamponi. Guardi, forse gli ultimi dati forse le sfuggono, perché sta succedendo una cosa che sono i trucchi della politica. Dato che le regioni, per tornare in giallo, le regioni arancioni devono avere meno tamponi positivi, stanno le regioni facendo meno tamponi,
ma solo per una questione politica, per tornare in giallo. Cioè, qui devono decidere col Covid o si fa politica o si fa sanità vera. Allora, sanità vera però significa anche aver approntato tutte quante quelle che sono le situazioni ospedaliere tra il primo lockdown e il secondo. Sì, però aspetti, avvocato, qui non facciamo una confusione su più piani, perché okay, affrontare in maniera capillare con vaccini, con ospedalizzazione, sì, no, con terapie intensive, con mezzi a disposizione, è un discorso. Monitorare la popolazione è un altro discorso. Yeah. Gestire le zone e secondo dei dati che si hanno a disposizione, fare i colori diversi, fare politica, cioè lei non può dire che tutto ciò viene strumentalizzato per una questione di economia, cioè questo non è possibile. Non è strumentalizzato per una questione di economia, sto dicendo che bisogna fare diversificazione tra i numeri, tutto qui, insomma. Assolutamente, però ripeto, lei si ricordi i numeri iniziali di quanta gente è morta per Covid, e bene o male, diciamo, con un po' di vaccini, un po' di attenzione, un po' di misure preventive, stiamo evitando quella curva pazzesca che abbiamo avuto prima del lockdown. Sì, questo però converrà. Ma lo si potrà fare con norme non anticostituzionali? O per salvarci dal Covid dobbiamo eliminare la Costituzione? Questa è una cosa che ci... Allora, è da decidere. No, non è eliminare la Costituzione, però ci sono, diciamo, delle iniziative che prende il governo al di sopra quando si parla di emergenza. Quando si parla di emergenza vengono scavalcate alcune procedure. Ma non esiste nessuna norma che sospenda la Costituzione italiana. Cioè, quando me la farete vedere, allora non esiste nessuna norma che sospenda la Costituzione italiana. Nessuna, perché non si può. Ecco, ma allora lei scusi avvocato Polacco, cosa avrebbe fatto se fosse stato al governo? Allora tutti possiamo più o meno contrastare, non essere d'accordo con l'operato di Conte, però un conto è parlarne essendo al di fuori, un conto occupare quella sedia che era sicuramente molto molto infuocata. Al posto di Conte probabilmente che avrebbe fatto? Troverò altre metodiche. Io in questo momento sono un tutore dei diritti degli italiani. Tutto qui, faccio il giurista, non faccio il politico. Per cui io dico, se dovete applicare delle norme, devono essere norme costituzionali. Ma se Sabino Cassese, presidente onorario della Corte Costituzionale, dice sono norme anticostituzionali, lo potrò dire anche io e soprattutto potrò difendere i cittadini dalle norme, da alcune norme che io penso siano anticostituzionali. Dopodiché lo deciderà un giudice, non è che decido io se sono anticostituzionali. Io tento, nel mio piccolo, nel mio modesto, di tutelare i diritti dei cittadini. Ci provo. Qualche giudice mi ha dato ragione, spero che altri giudici continuino a darci ragione. Tutto qui. I diritti dei cittadini, siamo tutti d'accordo che vanno sempre tutelati, ma vanno anche salvaguardate le emergenze, tipo questa del Covid, che è una pandemia, e quindi adottate delle misure che esulano poi dalle procedure di prassi, questo dalle procedure ordinarie. E a questo proposito, visto che lei è così solerte, vorrei sapere, visto che la Pfizer ha disatteso un contratto dove era stato firmato che avrebbe fornito all'Italia determinate dosi di vaccino, e invece prima ha tolto il 20%, poi forse di più, e noi siamo in seri guai perché non possiamo fare i richiami, tutta la popolazione che noi pensavamo di arrivare all'estate abbastanza in una buona situazione di vaccinazione, adesso ci troviamo di nuovo da capo. Ecco, in questo disattendere il contratto, lei come giurista che cosa avrebbe fatto? Purtroppo lei detiene informazioni errate, ma non lei personalmente, perché la Pfizer con l'Italia non ha fatto nessun contratto. Ecco, l'ha fatto con l'Europa, certo. Ah, brava, ecco. Certo, l'ha fatto con l'Europa, ovvio. È l'Europa che gestisce questi contratti, nessuno, come lei ben sa, nessuno li ha visti, adesso stanno uscendo con gli omissis, è l'Europa che li distribuisce, non è la Pfizer che li distribuisce la ditta su ordine dell'Europa, quindi il fatto che il nostro governo dica faccio causa alla Pfizer fa ridere i polli, a parte il fatto che neanche riuscite a fare causa all'Egitto per il caso Regeni e quindi neanche per le cose più gravi, e su questo siamo tutti d'accordo, perché quell'uscita che l'Italia fa causa è un nonsense, in quanto è l'Europa casomai che doveva fare qualcosa.
campo, quindi noi dovremmo fare causa all'Europa. Quindi è sbagliato anche il concetto, è sbagliato. Ci dicono una cosa sciocca, dire l'avvocatura dello Stato, ci ha detto l'altro giorno il Presidente del Consiglio, l'avvocatura dello Stato ha fatto una diffida alla Pfizer, fa ridere i polli, perché è l'Unione Europea che ha firmato i contratti, la Commissione Europea, quindi dovremmo prendercela con la Commissione Europea. Ecco, veniva suggerito di bloccare tutte le derrate che sono in Belgio, quella poteva essere forse suggerita da un PM, di bloccare le dosi di vaccino che sono già giacenti in Belgio, sì, proprio perché era stato disatteso un contratto, quello forse poteva essere una misura questo da adottare. Questo lo può fare la magistratura. Quindi, certo. È perfetto. Quindi lo Stato italiano dovrebbe rivolgersi alla magistratura chiedere queste dosi. Sono assolutamente d'accordo, ma non lo sta facendo. E questo siamo d'accordo pure con noi. Ma secondo lei questa catastrofe, ma quando finirà? Io penso che non finirà mai, perché vedete, i virus sono una cosa molto strana. Cioè, io nella mia vita ho fatto anche altre cose, sono stato membro delle commissioni etiche, quelle che sperimentano i vaccini, quindi ho una visione leggermente. Ma un virus che fa il giro del mondo, come ben sapete, e si sta modificando, ogni genetica, ogni essere umano, a seconda della propria genetica, reagisce diversamente. Sapete che c'è ormai il virus brasiliano, quello inglese, non si potrà mai fermare, e soprattutto lo dico non più da giurista, ma non si potrà mai fermare con un vaccino che colpisce solo quel virus e non certo il virus che viene modificato, per cui è la natura stessa che mano a mano, a meno che la natura stessa non ha deciso di estinguere il pianeta Terra, è la natura stessa che lo eliminerà, ovviamente anche con l'aiuto di medicinali. Io vorrei ricordare, il vaccino della Moderna comunque ci hanno fatto sapere appunto la casa farmaceutica che è attivo anche sulle varianti. Sì, ma se ha letto quello che dice l'EMA proprio oggi, non è stato sperimentato sulle varianti, quindi è un'affermazione della Moderna che non è stata ancora sperimentata. Lo dice, l'ha detto questa mattina EMA, cioè è un'affermazione, va bene sulle varianti, ma se non l'hanno ancora testato, vedete, siamo anche dando seguito, retta, a assiomi. Va bene, sì, certo. Va bene, l'avete testato? No. Vi volevo ricordare, a proposito di quello che decide un governo e che poi può essere più o meno legittimo, che il governo ha deciso, come ben sapete, aveva deciso di eliminare la clorochina dalle cure, lo ricordate? Sì, no? Sì. Però il Consiglio di Stato, non l'avvocato polacco, ha annullato questo DPCM e ha inserito tra le cure possibili la clorochina. Quindi questo ce lo fa il Consiglio di Stato e non certo l'avvocato polacco, che è l'ultimo giurista arrivato. Vuol dire che in alcuni casi il governo emette dei provvedimenti che sono assolutamente illegittimi, e dice il Consiglio di Stato sono anche illogici, perché la clorochina ha dato i suoi risultati e il governo non ha specificato scientificamente perché la clorochina non poteva essere usata negli ospedali. Quindi, come vedete, anche alcuni giudici esimi, parliamo del presidente Frattini, non parliamo dell'ultimo dei magistrati, hanno bocciato alcuni DPCM del governo. Sì, allora Antonio, che cosa ci dici, l'ultimo aggiornamento dalla politica? Renzi è uscito, è entrata l'EU, la delegazione di l'EU, però... Renzi ha rilasciato dichiarazioni, ancora niente? Preferiamo un governo politico a quello istituzionale, però dice che serve anche un cronoprogramma, quindi mette davanti il nome del Premier, mette i contenuti davanti al nome del Premier, insomma, prima i contenuti e poi il nome del Premier. Vediamo che succede. E queste sono le ultimissime proprio. Avvocato polacco, ha sentito? Che dice? Sì, ho sentito, non faccio ancora politica, ma insomma spero ancora. Non è detto, Io a me mi è arrivato qualcosa che lei si vorrebbe presentare. No,
Assolutamente. Ma Renzi giustamente sta alzando il suo prezzo politico. Se gli danno i servizi segreti, sicuramente entrerà al governo, per esempio, e fa il suo gioco, tra virgolette, democratico, perché poi alla fine la divisione dei poteri fa parte del gioco democratico. Noi speriamo che ci possa essere un governo che consenta realmente di superare questa crisi drammatica economica. Guardate, la crisi economica è molto più importante in questo momento della crisi sanitaria, perché la crisi sanitaria si riesce a gestire se si è bravi. La crisi economica, distrutta l'economia, non la ricostruisci più per 20 anni. E purtroppo il nostro paese è verso la distruzione totale dell'economia. E non solo dell'economia, perché avete sicuramente sentito quello che dicono illustri psichiatri, tra cui Krepet: ormai ci saranno nei prossimi 10 anni grossissime ripercussioni psicologiche e psichiatriche per quello che ci sta accadendo, Ma soprattutto infatti è per la stata segretaria. dichiarata dall'OMS la depressione pandemica, perché ovviamente con questa situazione tantissime persone sono cadute nel vicolo buio della depressione, e mai come in questo momento tutti potranno vedere che nelle televisioni c'è una continua pubblicità di prodotti che aiutano contro l'ansia, che aiutano a sedare l'ansia, a stare più tranquilli. Una volta, insomma, anche la semplice camomilla, no? Adesso Bastava viene adesso. addizionata di qualcos'altro proprio perché c'è questo stato d'ansia giusto, perché visto quello che stiamo vivendo. Ecco, anche la categoria degli avvocati ha fatto una mozione per chiedere il vaccino, perché voi, più assembramenti di voi, cioè nel tribunale c'è veramente tanta gente. Ci Verrà sono. ascoltata questa vostra richiesta? Sì, ma a me non interessa perché certamente un medico ha molto più diritto. Ah, Non, non, chiaro, è chiaro, è chiaro. sì, perché lo stesso assembramento che vivo io lo vive anche quello con una bancarella in un mercato. Per cui io non farei la corsa a chi fa prima il vaccino. Lo hanno fatto anche l'ordine degli psicologi, nel senso le categorie a rischio, che sempre su base volontaria, perché sempre io a tutela dell'articolo 32 della Costituzione, la base è una base volontaria. Quindi le categorie a rischio che volontariamente vogliono assoggettarsi al vaccino, certo non sono quelle degli avvocati, almeno mi permetto di dire. Poi, per carità, ognuno siamo in democrazia e ognuno, per fortuna, per adesso può esprimere il proprio parere, per adesso. Va bene, Va allora bene. avvocato Polacco, la ringrazio per questo collegamento, buon lavoro e alla prossima. Grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie. Allora, c'è qualche altra notizia, No, per ora Antonio? no, sono Niente, non ha uscite, fatto questa è sapere niente l'ultima. No, allora ha Renzi. C'è detto, stato mettiamo, parecchio dentro, eh? più di un'ora, insomma, Più di sicuramente più un'ora. di un'ora, un'ora e mezzo, quindi insomma avranno discusso pesantemente. Poi questo è un po' l'ultimo miglio, come ha detto Orlando, del PD, quindi insomma, interessante capire. Non sappiamo adesso se hanno risposto per venire a quello che dicevi tu prima, se hanno risposto ai giornalisti, adesso approfondiamo. Va bene, allora diamo la linea alla pubblicità e poi ci sarà subito dopo l'ultimo ospite in diretta, il professor Guido Rasi, ex direttore dell'EMA, nonché docente di microbiologia all'Università di Tor Vergata di Roma. A fra poco. Allora, eccoci di nuovo in diretta e partiamo subito con l'ultimo collegamento. Ci colleghiamo con il professor Guido Rasi, già direttore dell'EMA, nonché professore di microbiologia all'Università di Tor Vergata di Roma. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Allora, grazie per essere con noi. L'EMA, questo ente che sta veramente in tutte le pagine dei giornali perché è così importante per questa situazione vaccini, lei che lo ha vissuto direttamente perché ne è stato direttore. Allora, lei come direttore EMA, può dirci qual è la procedura per autorizzare un vaccino anti-Covid nell'Unione Europea? Sì, ma devo dire il processo di autorizzazione del vaccino è sostanzialmente uguale a quello dei farmaci autorizzati negli ultimi 25 anni, cioè prevede la sottomissione di dati che concordiamo anche spesso con i produttori e di dati di tre fasi di
tre livelli di sperimentazione, e quando questi dati sono sufficienti noi si fa una valutazione. È interessante capire che la valutazione avviene con un rappresentante di ciascuno dei 27 paesi dell'Unione Europea, un esperto inviato da ciascuna autorità regolatoria, dall'AIFA per l'Italia e così via, e che valutano appunto questi dati con supporto di quasi 5.000 esperti in tutto, e poi giungono a una decisione che grazie al cielo in questi casi è stata sempre all'unanimità. Quindi è una decisione estremamente robusta ed è una decisione uguale a quella di tutti gli altri vaccini, di tutti gli altri farmaci. La grande differenza è stata che una task force dedicata esclusivamente a questo ha lavorato giorno e notte solo per questo. E l'altra novità è stata che invece di avere i dati tutti insieme e poi iniziare ad analizzarli, abbiamo consentito di guardare i dati mano a mano che venivano prodotti, e quindi si sono accelerati i tempi in maniera formidabile. Certo. Esiste anche la CMA, professore, per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali da utilizzare in situazioni di emergenza. Ecco, come si inserisce l'EMA in questo procedimento di velocizzazione? Ma dunque, la CMA in realtà è uno strumento regolatorio che abbiamo sempre avuto, e appunto per il Covid era assolutamente logico utilizzarlo massivamente. L'autorizzazione condizionale significa che mi puoi portare anche dati non completi sotto certi punti di vista, e voglio dire punti di vista di tutta la produzione, punti di vista marginali rispetto ovviamente alla sicurezza e all'efficacia, e posso riservarmi di richiedere questi dati. La condizione viene imposta di volta in volta. La condizione di questi vaccini era di continuare a studiare nelle popolazioni, per esempio, non studiate. Abbiamo oggi il caso, per esempio, di un vaccino che non è stato studiato negli anziani. Una delle condizioni è che questi studi verranno fatti nei pediatrici, verranno fatti dove non si è avuto tempo di farli, ma dove non è logico far aspettare per quelli che già si sa che ne beneficeranno ulteriori studi. Certo. L'AIFA ha visto, ha dato il via libera al vaccino dell'AstraZeneca, ma ne raccomanda l'uso fra i 18 e i 55 anni. Come mai questa chiusura in questa fascia d'età, professore? Ma questo è molto coerente con quello che ha lasciato anche l'EMA. Allora, come voi avrete forse seguito, il vaccino AstraZeneca ha avuto un po' di problemi di percorso, nel senso che durante la sperimentazione hanno fornito dati, diciamo, meno omogenei degli altri due vaccini fatti in tempi diversi, in paesi diversi, eccetera, e sostanzialmente non hanno studiato in maniera sufficiente la popolazione dal di sopra dei 55 anni. Cioè i dati sono robusti fino a 55 anni, sono buoni, positivi anche dopo, tant'è vero che lei mi ha detto si può usare a qualsiasi età, tenete conto che l'efficacia del 60% è documentata fino a 55. Dopo sapete che funziona, non sappiamo esattamente il livello di efficienza, se è più o meno di questo 60. Questo ha grosse implicazioni per le campagne, per come è organizzata una campagna in un dato paese. Certo. Perciò l'AIFA giustamente ha detto: allora noi iniziamo con 55 anni e questo è da inserire nelle strategie di ogni paese. Certo. Per esempio l'UK ha preso un approccio completamente diverso, una dose a tutti, eccetera, cosa che personalmente sono critico. Professore, ma per quanto riguarda il vaccino russo Sputnik, che all'inizio, insomma, non è stato nemmeno preso in considerazione, adesso si penserebbe di utilizzare anche questo vaccino, visto la storia che stiamo vivendo con il vaccino Moderna e della Pfizer, che stanno ritardando nella fornitura. Ma l'EMA come ente avrebbe potuto prenderlo in considerazione senza aspettare nessuna richiesta? No. Nessun vaccino può essere autorizzato se non c'è una richiesta formale di chi lo produce. Ah, non c'è un... Questo, sì, noi non è che corriamo dietro a dare licenze
No, certo, ma loro, quindi chi vuole commercializzare un vaccino in Europa deve sottoporre domanda, adeguarsi agli standard piuttosto rigorosi che ci sono in Europa, che sono uguali a quelli dell'FDA, peraltro. Sono uguali? E avere uguali, identici, professore? Identici. Perché in questo caso ho sentito che c'è una procedura di emergenza che velocizza negli Stati Uniti rispetto all'Italia. Assolutamente sì, è una situazione diversa. Attenzione, la procedura di emergenza non chiede standard inferiori, dà una indicazione restrittissima che da rinnovare in tempi molto brevi e da confermare in tempi brevi. La differenza sostanziale è che mentre l'autorizzazione condizionale, la CMA di cui ha parlato prima, sì, deve valutare anche tutta la qualità della produzione per i 27 paesi e deve certificarla prima che si inizi la produzione, per essere sicuro che la fiala che verrà data in Finlandia sarà uguale a quella di Cipro, quella in emergenza autorizza lotto per lotto, quindi potrebbe dire oggi sì, domani no, qui ti fermi, qui vai. Ma sostanzialmente gli standard, cioè i livelli di sicurezza e di efficacia, li abbiamo decisi FDA ed EMA a maggio e tutto il mondo si è adeguato e sono il famoso non accettare di avere meno della fase 3, non accettare meno di 6.000 osservazioni, non accettare meno del 50% di efficienza. E per quanto riguarda il vaccino russo non sappiamo qual è l'efficienza. Personalmente ritengo sia un vaccino interessante e so che ha iniziato a interagire con l'EMA, aveva già iniziato quando c'ero ancora io a novembre, ha iniziato quello che si chiama scientific advice, cioè a chiederci quali standard debba fornire per commercializzare qua. Ulteriore piccola cosa, devono aprire una sede nel territorio dell'Unione Europea. Altrimenti questo può essere insomma vincolante per poi avere l'autorizzazione. L'autorizzazione. Okay. E invece a proposito, professore, del vaccino cinese, che cosa ne pensa lei? Il vaccino cinese se ne sa molto molto meno, mentre quello russo qualche dato ce lo danno e sicuramente stanno iniziando a fornirli all'EMA, non sembrano avere intenzione, non sembrano essere interessati commercialmente alla commercializzazione in Europa. Hanno già i loro problemi di produzione nei paesi a cui hanno garantito fornitura e sembra che non siano interessati a chiederlo e sembra tra l'altro che i dati siano nettamente inferiori a quelli dei tre vaccini che abbiamo adesso, dei tre colossi, e del diciamo vaccino russo. Ma insomma si dice che il vaccino cinese sia stato distribuito a cascata in molti stati africani. Sembra di sì, proprio per questo, però non abbiamo nessun dato ancora, i dati li ricaveremo ex post. Sembra un vaccino a efficienza intorno al 50%, probabilmente il fatto che la raggiunga malapena non osano sottoporla alle cosiddette stringent authority che sono appunto EMA ed FDA. Ma sembra che lo stesso valore del 50% però lo abbia anche il vaccino della Johnson & Johnson. No, si parla di qualcosa più del 60 per ora, però non lo sappiamo ancora ed è una... Certo, se va sotto il 50 non sarà autorizzato, certo. Però si parla di qualcosa di più. Qualcosa di più. Perciò la rosa dei vaccini che abbiamo a disposizione, professore, ce li vuole riassumere quali sono? Sì, adesso oltre a Pfizer, BioNTech e Moderna, ovviamente, c'è AstraZeneca per ora con qualche... necessità di aggiustare la strategia vaccinale, ci sarà Johnson & Johnson penso a fine marzo verosimilmente, se ci siamo intoppi, e potrebbero arrivare poi Novavax, potrebbe arrivarne anche altri dopo. Purtroppo quello della Sanofi Aventis ha avuto un grosso intoppo e non credo che per quest'anno sarà possibile. Così come quello italiano, non credo che prima di fine anno sia disponibile. Quindi questa famosa immunità di gregge si allontana sempre di più, professore. Parleremo già del 2022, perché se le vaccinazioni proseguono come stanno facendo, consegnano... Beh, se non c'è, indubbiamente, se non ci sarà un'impennata di vaccinazioni, è chiaro che si ritarda. È ancora possibile, in teoria, recuperare e raggiungerle, però... Però bisogna veramente aumentare.
Tra l'altro i calcoli vanno fatti con lo strumento che si ha. Un conto è vaccinare tutti con Moderna e Pfizer, che garantisce un 90-95% di efficienza, un conto con altri vaccini che prevedono poi di vaccinare più persone per raggiungere lo stesso target. Certo, certo. Ecco, ma l'atteggiamento che sta avendo sia la Pfizer che la Moderna, non consegnando le dosi pattuite, in tutto questo l'EMA come si colloca? L'EMA purtroppo non ha nessun ruolo, perché dopo l'autorizzazione l'EMA ha un ruolo solo sulla qualità, sul certificare che la qualità di tutto ciò che uscirà sarà uguale a quella autorizzata. La negoziazione purtroppo è fatta dall'Unione Europea in questo caso e dagli stati nazionali. L'EMA purtroppo non può contribuire. Quindi non ha neanche visione dei contratti che sono stati realizzati? No, questo io ho imposto a suo tempo ed è stato rispettato che nessun esperto coinvolto nella valutazione fosse coinvolto nei contratti per ovvie ragioni di conflitti certo, possibili. Di interesse, certo. Vogliamo parlare anche di che cos'è la farmacovigilanza, professore? Questo la ringrazio, è un tema fondamentale. La farmacovigilanza è tutta quella serie di attività che una volta messo in commercio qualsiasi farmaco, vaccino ovviamente incluso, consente di valutare e di ricevere in fretta, di identificare più in fretta possibile eventuali reazioni avverse, eventuali effetti che non erano stati registrati o non era stato possibile verificare durante la fase sperimentale. E la farmacovigilanza si compone di tante attività, quella più importante è quella che nasce proprio dal paziente, il quale osservando una reazione avversa deve comunicarlo al medico, nel caso non volesse farlo può farlo addirittura direttamente nel sito della sua autorità nazionale all'AIFA, nel caso italiano, o addirittura nel sito dell'EMA. Sì. Se volesse, insomma. Quindi quelle vengono registrate, noi all'EMA registriamo circa 3 milioni di segnalazioni l'anno, da quelle valutiamo quelli che sono segnali e quelli che sono non causali e dopodiché prendiamo misure. Ogni anno noi ritiriamo farmaci, aumentiamo le restrizioni, diamo indicazioni come usarlo meglio, eccetera, eccetera. Certo, è un'attività fondamentale. Certo, è molto importante per il paziente la segnalazione e poi insomma il futuro è correzione. C'è poi un altro aspetto della farmacovigilanza che si impone, questo è esattamente una delle condizioni dell'autorizzazione condizionale, quando c'è un farmaco completamente nuovo si impongono alla ditta stessa degli studi e delle osservazioni e un minimo di osservazioni da consegnare a tempi certi alle autorità regolatorie. Professore, lei che è così esperto in questa materia, come giudica l'operato di Israele, che hanno finito praticamente con il Covid? È una cosa stupefacente, è una cosa utilissima a tutti, perché è chiaro che è un paese piccolo, una geografia che consente probabilmente anche una logistica, che consenta una logistica più facile. Indubbiamente si sono organizzati molto bene per tempo, hanno acquistato, hanno negoziato in maniera molto efficiente tutte le dosi e ci stanno dando dei dati preziosissimi, tra cui la famosa domanda se il vaccino protegge anche dall'infettare, ci rende anche non infettivi oltre che non vulnerabili al virus. E sembra tra l'altro che sia positiva poi la risposta e quindi l'esperienza di Israele andrebbe riprodotta. Assolutamente, loro sono veramente un'esperienza pilota nei confronti di tutto il mondo. Assolutamente. Però una domanda, ma perché anche l'Italia non acquista il brevetto di un vaccino già approvato per poi produrselo in autonomia, professore, come fanno in altre parti del mondo?
Ma oddio, non è che questo in realtà venga fatto in altre parti del mondo. Il problema non è di brevetto, ma è di licenze. In questo senso ci stanno muovendo, sono mossi due colossi, Sanofi e Novartis, per produrre il vaccino di Pfizer. Sì. È sicuramente la strada giusta. Quello che devono fare gli stati è di supportare queste iniziative, in cui ricordo c'è un grandissimo ostacolo teorico, che è quello del trasferimento tecnologico. In altre parole, non è che nel stabilimento dove si faceva un vaccino tradizionale da domani si può produrre un vaccino RNA. Ah no, certo. Ecco, ci vuole una licenza, e questa licenza deve essere ben accordata, perché devono dare anche tutto il know-how per poterlo produrre. Ci sta muovendo in tutto il mondo in quella direzione. Mi auguro che l'Italia supporti i tanti ottimi stabilimenti italiani che abbiamo e favorisca queste licenze, anche un intervento diretto di risorse pubbliche. Certo, lei da scienziato, professore, come giudica questo piano vaccini che stiamo portando avanti in Italia? Ma io devo dire, non riesco a capirlo bene, probabilmente è una colpa mia che non ho dedicato sufficiente attenzione a leggerlo. Non mi sembra che ci siano a disposizione dei dettagli, che immagino sicuramente avranno. Non è evidente quale sia la strategia vaccinale. Io ricordo solo che a settembre feci un comunicato ufficiale a tutti i governi in cui dissi chiaramente che tutti i piani vaccinali devono prevedere elementi di grande flessibilità con scenari diversi, perché avremmo avuto esattamente quello che sta succedendo, grossi problemi di produzione, perché si tratta di una produzione simultanea e universale per la prima volta al mondo. E perché la qualità dello strumento che avremmo messo a disposizione col vaccino, autorizzandolo, sarebbe stata nota solo all'ultimo, ed è esattamente il caso che è successo oggi con AstraZeneca, che si sa da due giorni che effettivamente è confermato sopra i 55 anni. I dati non sono certi, sono probabili ma non certi. E siamo partiti purtroppo la grande illusione, tutti pensavano che fosse sempre come il miracolo che è avvenuto dell'RNA, che fanno, che già abbiamo fatto 90 milioni di dosi al mondo, sta andando tutto bene e funzionano 100% di immunizzazione, si è visto in alcune popolazioni studiate, a Israele per esempio. Quindi, allora, professore, abbiamo una domanda in studio dal giornalista Antonio Arabia. Prego, Antonio. Professore, buonasera. Mi ricollego ai vaccini famosi. Noi sappiamo che in Italia non sappiamo neanche se ci bastano le dosi per finire l'anno. Ma la notizia è questa, non so se lei l'ha già saputa. Sembra che la Germania ha già ordinato per il 2022. Lei che ne pensa di questa, come la commenta questa notizia, insomma? Che hanno fatto bene. Sono d'accordo con lei, professore. L'hanno fatto molto bene. Si vede che si stanno muovendo qui. C'è una visione, c'è una strategia. Sì, infatti quello che stava dicendo poco fa, professore, che lei non capisce qual è questo piano vaccini realmente, ma non l'abbiamo capito un po' in tanti, perché sembra che si stia andando avanti un po' a tentoni. C'è questo comitato tecnico scientifico che non si sa quale sia l'attività, poi tutto accentrato nelle mani di Arcuri. E alla fine ci ritroviamo con queste problematiche, quali ad esempio che il vaccino della Pfizer non si sapeva quando è arrivato quante dosi fossero dentro, 4, 5, 6, e come vanno somministrate. Ecco, questi sono errori colossali. Beh, quello è stata una sorpresa un po' per tutti. La quinta, la sesta dose è stata un'area. Tenga conto anche che si è fatto, tutti prima si sono stupiti, adesso si stupiscono e non si sappia già tutto. In 10 mesi si è avuto un vaccino spettacolare. E assolutamente. Quindi alcune cose vanno imputate alla strategia, alcune cose vanno imputate al tempo, che effettivamente non c'è stato per nessuno. Molto costretto. Biden ha affermato che lui vaccinerà tutti gli Stati Uniti, finirà per aprile-maggio, a giugno parte con i bambini. Ecco, esisterà anche un vaccino per i bambini?
Ma probabilmente si avranno già parecchi risultati a fine maggio-giugno, perché a tutte le case produttrici è stato imposto di fare anche lo studio sui vaccini in successione agli altri, per non perdere tempo, come era ovvio e come sta avvenendo. E, è giusto vaccinarli. Personalmente noi sappiamo per esperienza che un vaccino che funziona negli adulti, nei bambini funziona ancora meglio. Certo, questo... E non ci sono problemi teorici, basta fare un minimo di studi cosiddetti ponte, non c'è bisogno di fare grandi studi nei bambini, sono delle macchine molto più efficienti di noi, purtroppo. Di me di sicuro. Di tutti noi, professore, non a caso i vaccini si fanno quando sono piccoli i bambini. Assolutamente. Quindi è una prova testimoniale del fatto che la vaccinazione va fatta in età precoce, ha dei risultati strabilianti ed abbiamo abbattuto tantissime malattie importanti. Professore, io la ringrazio infinitamente per la chiarezza che ci ha fornito alla nostra emittente questa bellissima intervista. La ringrazio per tutto il lavoro che continua a fare. Le do appuntamento alle prossime edizioni, le chiederemo ancora di essere ospite. Grazie infinitamente e buona serata, professore. Un grande piacere, buona serata a voi. Buona serata, professore, grazie. Allora, ci ha fatto molto chiarezza il professor, Rasi su alcuni aspetti appunto della gestione dell'EMA e vaccini, questo ente così importante per dare l'autorizzazione sul mercato delle vaccinazioni e vedere quali abbiamo a disposizione, qual è la procedura. Insomma, ne abbiamo saputo qualcosa di più dal diretto interessato, perché è stato direttore fino a poco fa dell'EMA. Allora, una notizia di agenzia, prima Renzi dichiara, è uscito, giusto? Prima i contenuti, poi i nomi, sul MES disponibili a discutere. Si sta ammorbidendo? Pare di sì. Ci sono ha avuto temi... l'importanza che chiedeva? Secondo me sì, ci sono temi divisivi. Male. Lui dice, siamo pronti a cercare un punto di caduta comune. E speriamo che questo punto lo trovano e si mettono d'accordo, perché insomma questa farsa, insomma, l'ho chiamata farsa, ma va avanti un po' da parecchio tempo, insomma, forse gli italiani pensano più a fare la spesa ad altre cose. Ma sì, ma comunque io quando sento parlare questi luminari come il professor Rasi, questi scienziati di lungo corso, di grande esperienza, ho veramente i brividi, perché qui noi pensiamo alla seggioletta, la prendo io, la prendi tu, parlo del MES, no, non ne parlo. Ti correggo, lo strapuntino più che seggioletta. Ecco, lo strapuntino. Quando invece si fanno campagne vaccinali mondiali, si studiano sui vaccini, cioè la Pfizer, dovremmo fargli un monumento che è riuscita in così poco tempo. Però gli americani sono un discorso a parte. Lasciamocelo dire, anche noi qui i tedeschi, li richiamo e loro vanno avanti con la ricerca. Nella domanda che ho fatto al professore, io non l'ho detto, ma c'è la BioNTech è tedesca, quindi sicuramente ci sarà una corsia preferenziale per i vaccini tedeschi. Cioè, sicuramente la... Però qui parliamo, Antonio, di salvare le vite, cioè infatti... la Pfizer, l'unica pecca che potremmo... non è nemmeno una pecca, questi frigoriferi che devono stare a meno 80, però tu ti rendi conto, un vaccino che ti salva al 99% dalla malattia, è una scoperta del secolo, il vaccino anti-Covid è la scoperta del secolo, e la Pfizer secondo me andrà incontro a premiazioni e quant'altro, non è che, cioè uno voglio dire, non è che con la prevenzione ci fa granché, però sicuramente ci avranno dei guadagni pazzeschi e se li meritano tutti, perché hanno fatto la scoperta del secolo. Poi a seguire ci saranno altri vaccini, però come abbiamo sentito, quello dell'AstraZeneca protegge fino al 50-60%, altri vaccini ancora meno. Poi c'è questa fascia d'età però, insomma. E quindi c'è meno sicurezza, però questo veramente i colossi farmaceutici americani ci hanno dato ovviamente un'altra lezione di vita, che investire nella farmacologia, nella ricerca dà i risultati. Allora, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a domani ancora per una nuova diretta con tanti ospiti dalle 18 alle 20. Grazie ad Antonio Rabbia, grazie nostro giornalista, per essere stati con grazie noi, a voi, ma buon soprattutto sabato. Grazie buon a voi, sera. Voi pubblico, alla regia, a Matteo Lavoro. E noi ci vediamo domani, sempre alle 18 con Rotocalco 264. Buona cena a tutti e grazie agli ospiti che sono stati con noi.